Un'operazione importantissima dei carabinieri di Mondragone per dare ulteriore fiducia alla popolazione locale. Un'operazione che ha portato in manette i vertici del clan locale, un clan organizzato, militarmente organizzato, un clan armato, un clan all'interno del quale era scoppiata una vera e propria faida, una faida per il controllo delle piazze di spaccio di stupefacenti. Ogni piazza di spaccio, a seconda della sostanza spacciata, della sostanza ceduta, aveva un proprio responsabile che faceva capo al capo del clan. All'interno di questo gruppo, giovani, giovanissimi, hanno cercato con l'utilizzo di armi di trovare, cercare il monopolio dello spaccio di cocaina. Da qui veri e propri atti intimidatori, sfociati in un caso specifico anche in un tentato omicidio. Due giovanissimi armati di pistola a bordo di una moto di grossa cilindrata hanno messo in fuga e poi colpito con appunto questa pistola alla schiena un giovanissimo pusher, anche alle prime armi, che purtroppo è rimasto sulla sedia a rotelle. Un'operazione che vede anche i carabinieri impegnati nella lotta quindi alle estorsioni, registrati tali episodi, e che ha portato quindi in manette anche colui che per un periodo breve ha retto le fila del clan.